Nessuna sorpresa, Gianluca Trani è il presidente del Consiglio Comunale di Ischia. Onorato di rivestire questa carica, lavoreremo per il bene del paese. Zone di silenzio, la missione di Enzo Ferrandino. Ischia deve garantire tranquillità agli ospiti che la scelgono. Pino Taglialatela sponsorizza le zone di silenzio. I turisti cercano relax, sono al fianco dell'amministrazione. Flussi turistici e controlli della Guardia Costiera. Il comandante Cipresso. Continua l'operazione Mare Sicuro. Notiamo diportisti più responsabili. Insularità, Amitrano, promotore dell'intergruppo parlamentare per la tutela delle isole minori. Quella di oggi verrà ricordata come una giornata storica. Forio stravince alla festa a Mare agli Scogli di Sant'Anna, il sindaco del Deo. È importante trasmettere ai giovani l'amore per questa festa. Roma, Ivano Veccia di Quinto Restaurant in 13ª posizione della guida 50 Top Pizza Italia 2022. Buonasera e ben ritrovati con il TG News di Nuvola TV. Apriamo il nostro telegiornale con la cronaca. Ieri gli agenti del commissariato di Ischia hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio nel comune di Ischia. Nel corso dell'attività sono state identificate 42 persone, di cui 7 con precedenti di polizia e contestate 8 violazioni del codice della strada, per guida senza casco protettivo e mancata copertura assicurativa. Infine, 2 veicoli sono stati sottoposti a sequestro amministrativo. Passiamo alla politica. La battaglia adesso ha un vincitore chiaro. Nel lungo braccio di ferro tra il comune di Laquameno e la marina di Capitello Scarl, la spunta Giuseppe Perrella, che a furia di ricorsi di fatto ha ottenuto quello che voleva. Tenersi il porto turistico del comune del Fungo e la gestione dello stesso almeno per un'altra stagione estiva, in attesa che si chiariscano i contorni di un'eventuale concessione della proroga per decreto legislativo fino al 31 dicembre 2023. Questa mattina, infatti, i giudici del TAR hanno accolto la richiesta di sospensiva presentata dai legali dell'amministratore della società concessionaria, che contestava la validità degli atti con cui il Comune decideva di gestire in proprio la concessione. I giudici hanno altresì stabilito che il ricorso sarà discusso nel merito il prossimo 7 settembre e adesso quel che è certo è che almeno fino a quella data nessuno scalzerà Perrella. Una brutta figura per Giacomo Pascale e la sua amministrazione, che forse anche animati da un sentimento di rivalsa, hanno preferito metterla sul piano dello scontro politico andando di fronte ad una debacle che peraltro si è consumata lentamente. Passiamo al comune di Ischia. Dopo aver ottenuto il maggior numero di voti alle elezioni comunali 2022, Gianluca Trani è stato proclamato all'unanimità presidente del Consiglio Comunale di Ischia. Pasquale Balestrieri e Giovanni Sorrentino saranno i vicepresidenti. Le cariche votate dal primo Consiglio Comunale tenutosi oggi si aggiungono alla nomina in giunta di Ida De Maio vice sindaco e degli assessori Paolo Sorrentino, Antonio Buono e Feliciana Di Meglio. Sono onorato di essere stato ridisegnato presidente del Consiglio dopo aver ricoperto questa carica già nel quinquennio 2012-2017. Sarò un presidente super partes di un consiglio formato da giovani uomini di esperienza che sicuramente prenderà provvedimenti importanti per il territorio ischitano. Questo è quanto ha dichiarato Gianluca Trani ai nostri microfoni. Sentiamo. Sono onorato innanzitutto di essere ridisegnato presidente del consiglio dopo che già nel quinquennio 2012-2017 ho ricoperto questa carica. Certamente un momento ancora più di responsabilità anche e soprattutto i fatti accaduti nel mondo dopo il Covid, dopo la guerra in Ucraina, dopo quindi la pandemia e tutti i problemi sociali che ci sono nel territorio ci hanno portato sempre più ad una responsabilità e ad un motivo di unione con tutti quanti. Si è divenuti dopo le elezioni comunali che ci sono state grazie al suffragio anche ricevuto dai cittadini, ma anche grazie agli amici consiglieri, è stata scelta la mia persona come Presidente del Consiglio. Sarò un Presidente del Consiglio, come sempre, super partes, un Consiglio Comunale dove ci sono appunto energie e ragazzi e persone che hanno una certa esperienza, dove si adotteranno dei provvedimenti importanti per il territorio, provvedimenti che andranno nella direzione proprio di non
creare, diciamo, forti disagi, ma di creare una prospettiva forte per l'isola di Ischia e di rilancio turistico, come già stiamo vedendo che in questo momento sull'isola ci sono grandi presenze, grandi arrivi che fanno ben sperare per il nostro futuro. Gianluca, nelle trattative, comunque nelle interlocuzioni avute in queste settimane, immagino che comunque la proposta classica a chi riceve più voti sia stata quella di fare il vice sindaco. Che cosa ti ha portato o vi ha portati a indirizzarvi su un altro disegno politico che poi ha dato Enzo Ferranino con la giunta e poi questa sera il Consiglio Comunale con il voto a te come presidente? Beh, io penso che l'organo principale sia il Consiglio Comunale, quello che è deputato al controllo, all'indirizzo degli atti amministrativi e quello che rappresenta il territorio, perché il territorio elegge il Consiglio Comunale. E quindi oggi rappresentare diciamo, le persone, i cittadini all'interno del Consiglio Comunale per me è motivazione di orgoglio. Non fare il vice sindaco non significa non essere presente, non essere presente sugli atti, anzi è motivazione di pungolo, è motivazione di forte indirizzo che noi possiamo dare con tutti insieme i consiglieri comunali alla giunta e quindi agli uffici amministrativi per adottare quei provvedimenti che siano importanti per il tessuto economico sociale. Dopo l'ordinanza che istituisce le zone di silenzio, il Comune di Ischia lancia una campagna di sensibilizzazione con lo scopo di garantire una vacanza tranquilla ai tanti ospiti che scelgono l'isola, in particolare il Comune di Ischia. Si tratta di un provvedimento già adottato nel 2017 che in realtà trova precedenti già nella storia della nostra isola. Le forze dell'ordine stanno facendo un grande lavoro e l'efficacia di questo provvedimento dipende chiaramente dai controlli che saranno in grado di garantire, ma sono sicuro che ci sarà il massimo impegno da parte di tutti. Così il sindaco di Ischia, Enzo Ferrandino. L'intervista. Nei giorni scorsi abbiamo immaginato di avviare questa campagna di sensibilizzazione che rientra all'interno di un pacchetto che è finalizzata a rendere le vacanze, il periodo diciamo di relax che i turisti e gli ospiti decidono di trascorrere sulla nostra isola ancora più tranquilla, ancora più bella, istituendo e reistituendo quelle che sono le zone di silenzio già in qualche maniera previste nel 2017 da una precedente ordinanza e che però trova radici in provvedimenti che appartengono alla nostra storia. Io voglio aprire diciamo questa piccola conferenza stampa leggendo un articolo di un decalogo che fu pubblicato nel 1966 a cura dell'EVI, l'ente di valorizzazione dell'isola di Ischia, il cui presidente era Vincenzo Telese. Diciamo questo decalogo, l'articolo di questo decalogo ci deve far riflettere, ci deve indicare qual è la strada da seguire ed intraprendere. Sicuramente il caos cittadino non valorizza quella che è la nostra, il nostro tratto di località turistica. Quando un turista ci sceglie perché vuole vivere momenti di tranquillità, si vuole allontanare dal tram tram quotidiano della città, e noi dobbiamo avere la capacità tutti quanti insieme di generare il miglior habitat possibile perché queste persone possono andare via da Ischia cercando di conservare l'idea di un territorio felice, di una destinazione turistica felice, tranquilla, dove è bello e dove è possibile essere tranquilli. Prima di tutto devo ringraziare e voglio ringraziare tutte le forze dell'ordine presenti sul territorio, polizia, carabinieri, guardia di finanza, lo stesso circomare, quindi la capitaneria, per il lavoro determinato che stanno svolgendo per consentirci un trascorrere di un periodo estivo quanto più tranquillo possibile. Il quid di questo provvedimento è rappresentato proprio dall'attività di controllo che bisogna svolgere, che sono sicuro che coloro che sono deputati a questa attività faranno con puntualità. È una ordinanza che cerca di intervenire e interagire a tutto tondo sul fenomeno, sui fenomeni di disturbo della quiete pubblica, che tende quindi ad essere protesa nei confronti dei maggiorenni, delle persone maggiorenni che eventualmente non rispetteranno
il disposto dell'ordinanza, ma così come è una ordinanza che è ritagliata anche per eventuali interventi di contestazione, quindi interventi di applicazione di sanzioni nei confronti dei minori, tant'è vero vi è un paragrafo ad hoc dove addirittura è richiamato l'intervento del servizio dei servizi sociali dell'ambito Napoli 13. Allora dobbiamo subito dire e dobbiamo utilizzare linguaggi di verità. L'ordinanza sulla musica è un'ordinanza quadro che tende a fare chiarezza in relazione a quelle che era un ginepraio di ordinanze che negli ultimi 20 anni erano comunque state adottate dall'ente comune di Ischia, da amministrazioni di diverso colore che si sono susseguiti in questi anni, ma che erano tutte quante indirizzate in maniera, diciamo, univoca nello stabilire i limiti delle emissioni sonore sulle nostre strade lungo le zone della Movida. Con l'ufficio SUAP non abbiamo fatto altro che diciamo riunirle in un unico atto per fare chiarezza, in maniera tale che coloro che saranno deputati al controllo hanno un'ordinanza unica e quindi non devono andare a ritroso alla ricerca delle varie disposizioni, delle varie ordinanze, quindi un'ordinanza quadro che tende a gestire medesimi fenomeni in maniera univoca e unitaria su tutto il territorio comunale. Quindi medesimi fattispecie su tutto il territorio comunale, giusto per evitare che qualcuno o eventualmente si possa in qualche maniera ravvisare un atteggiamento di disciplina diversa a seconda delle zone del nostro comune. Su questo quindi abbiamo fatto chiarezza e sono convinto che seguendo la linea, che è una linea ribadita negli anni con una buona attività di controllo, e sono a corrente che queste attività già si stanno svolgendo e già vi è un approccio tra virgolette costruttivo rispetto a queste disposizioni, sono convinto che alla fine si riusciranno a contemperare simultaneamente sia la campagna di sensibilizzazione lanciata dal Comune di Ischia come testimonial d'eccezione Pino Tagliatela. Credo che il sindaco e la sua amministrazione stiano facendo qualcosa di importante. Io sono contento di essere al loro fianco. I primi a dare l'esempio dobbiamo essere noi ischitani, rispettando gli ospiti che scelgono l'isola per vivere giorni di relax. E questa cosa va trasmessa ovviamente anche ai nostri figli. Queste le parole di Tagliatela. Sentiamo. Pino, sei il testimonial di questa campagna, una campagna che ovviamente vede protagonista il comune di Ischia e insomma ti rivolgi ai cittadini e agli ospiti di questa comunità per invitarli a rispettare il silenzio. Allora raccontiamo anche con quale spirito stai affrontando questa collaborazione. Beh, innanzitutto devo ringraziare il sindaco che ha pensato a me per questa campagna. Io sono sempre felicissimo di poter fare qualcosa per Ischia, che è la mia isola, e io la praticamente, grazie al lavoro che ho fatto negli anni scorsi, ho cercato di portare più persone possibile sull'isola per far ammirare quest'isola bellissima, perché a parte che ci sono nato, io credo che Ischia sia veramente stupenda, e ho avuto sempre attestati bellissimi da parte di tutte le persone che ho portato, persone che hanno fatto il mio mestiere, dirigenti e quant'altro, persone che poi si sono innamorate dell'isola e però ogni tanto dicevano sì, è bellissima, però bisogna fare qualcosina, e credo che il sindaco stia facendo qualcosa di importante ed eccomi qua, sono al suo fianco. Il popolo napoletano ti conosce benissimo e ti apprezza, insomma credo che il tuo essere testimonial sia anche un modo per dire, insomma, se lo dice Pino di fare un po' di silenzio in queste ore, giocate a pallone perché sì, il pallone sì, ma non in quelle ore. Il sindaco prima ha detto una cosa molto che mi ha fatto ricordare il passato. Mi ricordo benissimo che ai nostri tempi noi da una certa ora fino alle 5, me lo ricordo benissimo, ci chiudevano in casa quando andavamo in spiaggia e praticamente si usciva alle 5 di pomeriggio. Ora giustamente i tempi sono cambiati, nessuno vuole fare dittature assolutamente, però questo è un consiglio che io voglio dare soprattutto ai nostri concittadini. Gli isolani dobbiamo noi dare l'esempio, credo che l'esempio va dato da noi, da noi ischitani. Dobbiamo mettere a disposizione la nostra bellissima isola ai turisti,
E quindi innanzitutto noi dare l'esempio come hanno sempre fatto i nostri nonni, i nostri genitori, e adesso lo dobbiamo fare noi e i nostri figli. Quindi mettere a disposizione l'isola alle persone che vengono a Ischia a godere di questo paradiso. E quindi c'è anche gente giustamente che vuole venire a Ischia per stare in relax, e noi dobbiamo fare di tutto per consentire a queste persone che vengono a Ischia, scelgono Ischia, di stare sereni e tranquilli. La Camera dei Deputati ha approvato il riconoscimento del principio di insularità nella Costituzione e dunque il superamento degli svantaggi derivati dall'insularità stessa. Un passo avanti storico che mette al centro il futuro dei territori che troppo a lungo hanno patito svantaggi logistici ed economici, subito ostacoli alla crescita e allo sviluppo per intere comunità. Oggi è un gran giorno per i diritti della comunità delle isole, grandi e piccole. Lo scrive in una nota il deputato di Insieme per il Futuro Alessandro Amitrano, promotore dell'intergruppo parlamentare per la tutela delle isole minori. Il riconoscimento dell'insularità in Costituzione finalmente supera un grave gap tra territori che non era più tollerabile. Ora però bisogna passare alla fase operativa, declinando il principio in provvedimenti concreti che siano in grado di venire effettivamente incontro alle esigenze delle isole del bel paese. Oggi è certamente una tappa fondamentale, ma guai a fermarsi qui, ha concluso Amitrano. Passiamo all'attualità. Continua l'operazione Mare Sicuro, svolta dagli uomini della Capitaneria di Porto o Guardia Costiera. Un'estate che vede in mare un gran numero di diportisti che navigano intorno all'isola d'Ischia. Procedono le attività di monitoraggio volte a prevenire eventuali situazioni di pericolo e a far rispettare le buone norme per una corretta navigazione in mare. In questo periodo abbiamo notato maggiore rispetto delle regole e una maggiore consapevolezza da parte dei diportisti. Questo è quanto ha dichiarato il comandante della Guardia Costiera di Ischia, Antonio Cipresso. L'intervista. L'estate è davvero piena, abbiamo una serie di attività. Innanzitutto siamo in piena operazione Mare Sicuro, un'operazione a livello nazionale del Corpo delle Capitanerie di Porto Guardia Costiera, sotto il coordinamento per la Regione Campania, appunto da parte della Direzione Marittima della Campania. È un'estate piena dove vediamo davvero tanto diportismo in mare, quindi una presenza costante di unità da diporto, di unità da passeggeri, quindi tanti turisti che vanno appunto nella nostra area marina protetta del Regno di Nettuno, quindi intorno all'isola di Ischia. Abbiamo un'attività costante di monitoraggio con le nostre unità navali e con i nostri battelli veloci, in maniera tale sia da prevenire eventuali situazioni di pericolo e, nel caso in cui sia necessario, anche in maniera più incisiva, quindi un'attività di controllo diretta nel far rispettare quelle che sono le buone norme di sicurezza per andare per mare. In effetti c'è ancora questa problematica che è anche difficile da gestire, perché l'isola è grande, dell'ancoraggio selvaggio, spesso in zone non consentite. State riuscendo in un qualche modo a garantire controlli e spesso arrivano anche sanzioni importanti? Sì, ci sono delle situazioni in cui appunto è necessario sanzionare. Però devo essere, diciamo, questo fenomeno va analizzato nell'insieme. Già alla fine della precedente stagione estiva abbiamo iniziato un percorso di colloqui sia con le amministrazioni comunali ma anche con le varie strutture, anche vari stabilimenti balneari, in maniera tale di andare a posizionare in maniera corretta quelle che sono le boe di delimitazione dell'area di balneazione, quindi una serie di lavori e una serie di incontri che abbiamo svolto durante tutto l'inverno. Tutto ciò è poi siamo giunti all'emanazione della nuova ordinanza di sicurezza balneare, la 46/2022, che è andata ad integrare alcune situazioni. Quindi devo dire che c'è un maggiore rispetto delle regole, c'è anche una maggiore consapevolezza da parte del diportista su determinate situazioni. È vero anche che l'isola, in particolar modo nel fine settimana, è presa d'assalto dalle unità da diporto, quindi da anche unità da passeggeri, quindi ci sono purtroppo ancora dei comportamenti che devono essere, diciamo, ripresi e giustamente sanzionati. Per quanto riguarda l'attività all'interno dei porti dell'isola di Ischia, abbiamo una presenza turistica davvero importante anche da questo punto di vista. Siamo con dei numeri pre-pandemia, quindi numeri paragonabili a quelli del 2018 e del 2019, quindi sia in termini di arrivi che partenze, ma anche in generale per i transiti che vediamo all'interno dell'ambito portuale, sia di Ischia, Casamiccio e anche Forio, e per in maniera differente anche negli altri porti. In questo caso, in particolar modo, per Ischia già c'è un lavoro che
portato avanti già da tempo sia con appunto l'amministrazione comunale, il comune di Ischia, con la polizia municipale e con gli operatori portuali, in particolar modo con i taxi e gli NCC. L'obiettivo è quello di andare a fare un ulteriore passo di organizzazione appunto dell'ambito portuale, ciò prevede appunto sia l'attuale sistema appunto di poter raggiungere l'ambito portuale soltanto nel momento in cui si è in presenza e si è in possesso di un biglietto, e poi successivamente anche quello di delocalizzare il posizionamento degli NCC in un'altra area limitrofa all'ambito portuale. Tutte queste situazioni sono, in prossimi giorni appunto saranno emanate le due ordinanze da parte della Capitaneria della Polizia Municipale, tutto ciò è proprio per migliorare quella che è la funzionalità e la vivibilità del porto. Sappiamo quelle che sono le nostre infrastrutture, sappiamo appunto i flussi turistici che sono interessati appunto alle nostre infrastrutture, quindi questo per migliorare sia da un punto di vista della sicurezza ma anche per i servizi stessi che noi offriamo a chi arriva appunto nei porti dell'isola di Ischia. La festa a mare agli scogli di Sant'Anna ha visto trionfare con ben 5 premi su 5 la barca dell'associazione Ester. Al termine della premiazione abbiamo intervistato il sindaco di Forio, Francesco Del Deo. È stata una serata veramente emozionante. Dopo 2 anni di chiusura ho notato negli occhi della gente la voglia di ritornare in questa bellissima baia che fa parte dell'isola più bella del mondo. Questo importante evento deve essere tramandato alle future generazioni. Bisogna trasmettere ai giovani l'amore per questa festa. Queste le parole del sindaco Del Deo. Sentiamo. Il sindaco di Forio, Francesco Del Deo, con una battuta. Qualche squadra di pallone ha fatto il triplete, ha vinto 5 titoli, ha vinto praticamente tutto in passato. Forio ha fatto il triplete quest'anno. Da quando faccio il sindaco è la terza volta o la quarta volta che abbiamo vinto questo trofeo. Devo dire che veramente è stata una serata molto emozionante. Una serata molto emozionante proprio perché dopo 2 anni di chiusura, dopo 2 anni di assenza di questa festa, si vedeva proprio che la gente, le persone volevano rincontrarsi qui in questa baia bellissima che fa parte dell'isola più bella del mondo. L'isola più bella del mondo che non la definisce Francesco Del Deo, ma è stata definita da una delle più grosse riviste americane. Quindi, ma la partecipazione è stata molto importante perché è un appuntamento dove ogni anno venivano ospiti da tutta Italia, ma non solo, anche dall'estero per poter partecipare a questo evento. Un evento veramente emozionante che solo chi lo vive in una baia come questa può capire che cos'è questo appuntamento. È un appuntamento straordinario che deve continuare nella nostra storia, nelle nostre tradizioni. Speriamo che si possa trasferire ai giovani questa passione, questo sentimento di questa festa, di questo lavoro che bisogna fare, perché poi alla base c'è tantissimo lavoro e quindi bisogna ringraziare veramente tutti quelli che hanno partecipato per far sì che questo evento potesse ancora una volta essere un evento di grande successo e di grande visibilità. Grazie sindaco e complimenti, comunque il Maradona dell'arte resta Gaetano Masi. Ma d'altra parte, come sindaco, è l'ultima festa di Sant'Anna, perché il mio mandato finisce a maggio prossimo, quindi a luglio prossimo non ci sarò come sindaco, chiuso in bellezza. Concludiamo il nostro telegiornale con un'ultima notizia. Ha conquistato la 13ª posizione nell'autorevole guida 50 Top Pizza Italia 2022, confermandosi anche quest'anno una delle migliori pizzerie d'Italia. Quinto Restaurant è stata premiata sul palco del Teatro Mercadante di Napoli, grazie alla pizza dell'ischitano Ivano Veccia. Un riconoscimento prestigioso per Veccia, che lavora nella capitale dal 2018 e che nel 2021 era entrato per la prima volta nella classifica direttamente in 16ª posizione, ottenendo con la sua capricciosa anche il premio speciale per la pizza dell'anno. Il 13esimo posto nella guida curata da Luciano Pignataro, Barbara Guerra e Albert Sapere rappresenta un risultato rilevante anche per la sua squadra, ormai collaudata, composta da pizzaioli ischitani e romani, tutti giovanissimi, e un ragazzo dello Sri Lanka, Giuseppe Aiello, Angelo Di Massa, Matteo Russo, Valerio Priori, Vito Patalano e Shaminda, che hanno dimostrato grande valore dietro al bancone di Quinto. Complimenti da tutti noi a Ivano e a tutto il suo staff. Prima di salutarci, diamo uno sguardo alle previsioni meteo. Amici di Trebi Meteo, un saluto e ben ritrovati a questo aggiornamento con le previsioni per venerdì 29 luglio. Un impulso instabile proveniente dalla Francia raggiungerà anche le regioni settentrionali portando instabilità diffusa, mentre l'anticiclone rimane defilato sul Mediterraneo e proteggerà soltanto il centro-sud.
Come vediamo dalla grafica relativa alla nuvolosità, la giornata sarà inizialmente soleggiata un po' ovunque su tutta l'Italia, poi però si formeranno nubi diffuse già nella mattina sull'arco alpino e tra pomeriggio e sera, vedete, impegneranno gran parte del nord Italia proprio che associate al transito di un sistema temporalesco. Sistema che vediamo proprio dalla prossima grafica, notiamo come questo piccolo vortice di bassa pressione andrà a interessare le Alpi e favorirà la genesi di temporali diffusi su tutto l'arco alpino, ma poi in serata vedete un sistema temporalesco attraverserà tutta la pianura padana. Dunque, per quanto riguarda le previsioni, ci aspetta una giornata soleggiata al centro-sud con pochi disturbi nuvolosi anche sull'Appennino durante le ore diurne, temperature massime che sfioreranno i 35-36 gradi nelle zone interne. Sarà invece molto variabile al nord, dove si svilupperanno coalizioni temporali diffusi a partire dall'arco alpino, ma poi in serata anche in Valpadana, associati localmente a fenomeni intensi come grandinate e colpi di vento. Con questo è tutto, per maggiori dettagli vi rimando al nostro sito o all'app gratuita di Trebi Meteo. Per questa sera è tutto, grazie per averci seguito. Il TG News ritorna domani alle 20:30. Buon proseguimento di serata.